Ciao! Non schiacciarmi! Ok, si è fermato. Oggi siamo tornati in un nuovissimo video su Minecraft. E quest'oggi, come vedete, siamo leggermente piccoli in confronto a questo signor Golem. Questo perché oggi, ogni 30 secondi, cresceremo fino a diventare dei giganti enormi che potranno conquistare il mondo. E dovremo riuscire a sconfiggere il drago e ad entrare nell'end. Perché potrebbe essere un problema anche entrare nell'end se non ci muoviamo. Quindi, io direi di non perdere tempo, iniziare subito perché, ecco, vedete, sono già cresciuto. E crescere ha i propri vantaggi e i propri svantaggi. Perché, per esempio, da piccolino posso fare una cosa di questo tipo. Ovvero faccio un buco qui dentro, ci entro. Quindi picchio, signore, mi deve aspettare un momento perché io qua posso muovermi solo con le scale e è un po' complicato, deve capirmi anche lei che comunque non è semplice essere anche ciò che sono. Vieni qua, bro, guarda, lo picchio, lo picchio, ecco ora lui mi inizia, aiuto, ok, sono cresciuto e ho... mi ha ucciso. Ok, perché sono così? Sono arrivato normale. Questa cosa forse ne potremmo approfittare effettivamente. Così faccio 1, 2 e 3. E così non puoi colpirmi. Non puoi colpirmi anche se diventassi tipo gigante. Non penso che tu possa colpirmi. Ok, molto bene. Allora siamo già più alti di 2 blocchi come vedete. Quindi già stiamo crescendo troppo per i miei gusti. Dobbiamo assolutamente muoverci. Solo 3 pezzettini di ferro mi ha dato sto schifoso. Allora non so bene come uccidere il drago. Sto crescendo ancora di più. Oh mio dio, ci passo? Non ci passo più neanche shiftando. Aiuto, sono un gigante. Ehi, aiuto. Posso passare anche la porta magari? Non ci passo. Che buco devo fare? Dai, per favore. Di questo passo non posso più entrare neanche nel portale. Io finché non è un problema vado avanti. Quindi prendo il letto, poi altri letti dovrebbero essere in quelle casette lì. Non ne ho neanche tanti di sti letti. Porcaccia puzzoletta. Oh, riesco a prenderlo anche così. Posso rubargli il letto senza neanche entrargli in casa. Hey, sono il ladro Nico Gigante. Quello che ruba al villager per dare all'Ender Dragon. E voilà, ne abbiamo un altro di letto che non riesco a prendere. Mannaggia a me, ti prego, dammi sto letto. Grazie mille. Allora, ora l'obiettivo teoricamente è trovare un portale, perché so che qui vicino c'è un portalito, perché questo seed l'ho cercato volutamente su Google. E infatti lì c'è il bro portalito, la mia grandezza è diventata sempre più grande. Io pure di non entrarci in quel portale, raga, ve lo dico. Allora, c'è un accendino, ok, è già qualcosa. Ci prendiamo letteralmente tutto, non lasciamo qua assolutamente niente di niente. Mi metto anche l'armatura d'oro. Allora, come posso fare? Mi serve innanzitutto della legna. Mi sa che non ci passo più nel portale. Come faccio a fare un portale qua, scusate? Ok, così, poi faccio così. Ok, poi devo tappare la lava che c'è qui a lato. Aia, brucio. Ok, qua c'è già un pezzo e manca soltanto un pezzettino che va qua. Mamma mia, sono un portalomane ormai. Il problema è che io in sto portale non ci entro. Cioè, come dovrei entrarci di preciso? Se shiftassi magari? No, aspettate, ho un'idea. Ho un'idea, devo muovermi però. Mi serve una trapdoor, ok? Perché in teoria se facessi una cosa di questo tipo... Ok. Ok! Raga, sto entrando, credo. È tutto così strano. Ma sono nel Nether. Sì, ce l'ho fatta. Oh mio Dio. Va bene. Ciao a tutti. Come va la vostra vita? C'è una fortezza. Molto bene, andiamo a prendere la fortezza. Scusate... ok, grazie mille. Dicevo che il mio vero problema è che dopo non so come uscirci dal Nether, perché dovrei fare o un portale giga enorme oppure dovrei morire. Ma in realtà essere grande mi potrebbe servire in questo caso, perché per trovare il portale dell'End posso viaggiare a velocità supersonica. Signor Gas, non mi rompa le scatole, che io posso picchiarla, sono alto quanto lei praticamente. Non lo so. Aia, fuoco brucia, però fuoco brucia. Blaze, eccovi, ecco dove eravate. Shum. Mamma mia, da quanto lontano posso colpirli. Allora, devo un attimino capire come funziono, perché sto crescendo in continuazione e non ho però l'esperienza per crescere, ok? Cioè, nel senso, non è che è complicato essere grandi, essere... Porca miseria, mangia! Ho bisogno di un'armatura, come faccio a farmi un'armatura se sono enorme e non entro neanche nelle miniere? Fra un po' potrò colpire una persona da lontanissimo. Già guardate ora, riesco a colpirlo quasi da 10 blocchi di distanza. Aia, mannaggia. Sei tu il blaze finale? Sei tu quello che mi darà l'ultima blaze necessaria? È proprio lui, incredibile. Bene, da questa fortezza non mi serve più niente. Ora non ci resta che fare un parkour selvaggio fino ad arrivare ad un bastione. Sempre che ci sia un bastione. Però tranquilli, perché con questa grandezza così colossale, cioè nel Nether viaggiamo che è una meraviglia. Guardate, zoom, zoom. Ho già fatto un bioma. Però qui io non vedo nessun bastione, Non so voi. E non so neanche se facendo questa cosa
Ok, perdo solo un cuore e mezzo, non è un problema. Cioè, sto viaggiando talmente tanto che ho fatto l'obiettivo, ma in tutto ciò non trovo nessun bastione. Cioè, ok, non l'avevo visto, effettivamente non l'avevo visto, devo dire la verità. Che tipo di bastione è questo? Poi non li riconosco neanche. Ahia, perché vado a fuoco? Perché brucio? Perché ero nella lava? Perché di preciso ero nella lava? Spegniti per favore, non morire, per favore. Allora, il tutto risulta essere un po' troppo difficile, quindi io direi di usare il bonus. Il bonus diventa microscopico per un po' di tempo. Sì, usiamo il bonus. Bene, in questo caso siamo tornati piccoli per tipo poco tempo. E non abbiamo molto tempo, quindi dobbiamo assolutamente muoverci. Perché se non troviamo nulla, siamo nella cacca. E se non troviamo l'oro, abbiamo perso. E un blocco mi fa ben un cuore di danno. E dai! Aspetta, devo fare una cosa proissima. Non ha funzionato. Oh mio Dio, credo di essere morto. Sono morto, sì, mi sa che sono morto. O forse no. Prego, dimmi che c'è del ferro. Meglio del ferro, meglio del ferro. Meglio del ferro, c'è anche looting, anche se non mi servirà molto. Anche piercing, prendiamoci tutto. Allora, sto già ridiventando tipo enorme, quindi questa cosa non va affatto bene. Devo trovare del ferro, del come si chiama? L'oro, mi serve l'oro, dove sta l'oro? Ehi, qui c'è un pochetto di oro, meglio di niente, grazie mille. Devo stare shiftato perché altrimenti non ci sto in sto spazio. Allora, qua ci sono i bro che scambiano e io intanto prendo questo. Voi scambiate, scambia ho detto, non guardare me, scambia, che ti ho fatto io? Allora, guarda che ha rubato un blocco di diamanti, di cosa è questo? Come si chiama questo materiale oreo? Tieni, scambiate, datemi cose belle possibilmente. Tu, guarda, non mi devi neanche pensare. Guarda quanto oro si era rubato quello. Io non li sopporto più questi signori d'oggi. Perché mi picchi? Hai l'oro lì! A me non interessa assolutamente niente. Io torno lì in creativa. Io sto gioco, non lo sopporto. Odio tutti i piglin, odio tutti... Sono diventato un mostro. Aiuto, aiuto. Mi avete lasciato qualcosa? Wow. Queste mi interessano sinceramente parlando, queste dove le hai messe? Dove stanno? Eccole qua, 7. Sono un po' poche, e mi sei anche antipatico, quindi ti ammazzerò e me ne vado via da qua. E una volta che ce ne siamo andati, possiamo tornare alla grandezza di prima, che abbiamo avuto problemi, insomma, così. Sono grande, sono grosso, sono grande, sono Nico. Wow, wow. Allora, ci servono dei bellissimi signorini. Come si chiamano? Quelli dai, lì, li avete capiti, dai. Quelli che scambiano le ender, perché ne ho solo 7. Bellissimi, qui oro. Ecco a voi, datemi tutte. Oh mio Dio, è enorme questo oro. Vabbè, prendete l'oro. Ehi, è oro enorme. Vabbè, 15 ce le facciamo bastare. Questi te li puoi benissimo tenere, non me ne frega assolutamente niente. Famo così e ho l'inventario pieno di schifo. L'inventario pieno di schifo. Mi serve anche raccogliere tutta l'ossidiana che c'è qua, perché se non riesco a fare un portale sono nella cacca. Allora, fatemi un attimo pensare come posso uscire da questo posto, perché devo assolutamente fare tipo un portale e entrarci da sdraiato come ho fatto prima, sperando che sia una cosa fattibile, perché altrimenti io dal Nether non ci esco più praticamente. Quindi accendiamolo. Poi ho ancora una trapdoor. Benissimo, la devo piazzare tipo così. Così, poi la apro e la chiudo. Non ci passo comunque però. Non ci passo lo stesso. Facciamolo più largo di uno, magari funziona. Una cosa del genere magari funziona. Dai, dai, magari così riesco a uscire dal Nether. No, non riesco neanche così. Voilà, non ci entro di nuovo. Vabbè, ho capito. Ho un'idea. Aspetta, avevo fatto qualcosa, non so come. Io avevo iniziato a farmi tipo l'animazione dell'entrare. Cosa cavolo avevo fatto? Tipo, ho rotato su me stesso. Poi ho fatto così. Come avevo fatto a entrare? Ehi. Vabbè, piano numero 2. Io non è come sembra. No, non è come sembra. Che posso spiegare? C'è stato si è creato un portale. Oddio. Wow. E io mi dispiace, raga. Io non volevo far fallire questa sfida, però vi giuro che è tipo molto difficile. Cioè, vi giuro che è ingestibile, perché parti piccolo e poi diventa impossibile fare qualsiasi cosa una persona normale voglia fare. Ma dove sono finito? Quanti blocchi ho viaggiato? Perché sono bloccato qui dentro? Aiuto. Da quella parte. Dai, droppami la pallina. Dammi l'occhietto. Grazie mille. E let's go. È strano da vedere. Il mondo non si carica neanche per quanto sono veloce.
Ma va bene così. Quanto nuoto veloce. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. C'era anche un delfino che mi stava aiutando a nuotare. Ma devo dire che il mio nuoto è bellissimo. Sarebbe molto bello avere un portale sott'acqua in questo caso. Perché, cioè, letteralmente sott'acqua viaggia a una velocità incredibilmente OP. Però io lo metto qua su quest'isola e lancio un altro occhio. Ed è curvato, però sempre verso il mare. Dove è andato l'occhio? Ok, è qui. Io qua intanto sto continuando a crescere. Come faccio a entrare nel land di preciso? È qua sotto. È qua sotto. Ma come faccio a scavarmi sotto i piedi? No, beh, raga, questo mi sembra un po' troppo, eh. Ora, voi non avete visto niente, ma io ho visto che ho... Questo si chiama il salto sismico. Guarda, io salto e atterro e si spacca il terreno sotto di me. Boom! È bellissimo, guardate. Boom! Boom! Giuro che non è una cosa che sto facendo io con i comandi, facendovelo anche vedere. No, no, non è una cosa di questo tipo. Salto, spacco, salto, spacco. Mamma mia. Però qui non vedo un portale. Io no, ho scavato a caso in realtà. Io spero ci sia un portale qui sotto perché... Ti prego, ho citato brutalmente in questa speedrun. Dai, è carino da vedere questo effetto. Però non c'è un portale, vero? No, questa è della lava. La lava mi fa male. Ricordiamo che la lava mi fa male, per favore. Ricordiamo che la lava mi fa male. Torniamocene sopra. Grazie, grazie. Ciao, ho fatto un errore. What the? What the? What the? Mamma mia! Potenza immane! Oh mio Dio! Spacca tutto! Nico! Ma altro che Hulk! È troppo fo... Ok. Un portale. E come faccio io di preciso a entrare in questo portale, però? E non... Non credo sia fattibile. Oh, sto morendo, sto morendo. No, 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 no. Allora, io il portale l'ho trovato. Non sto accettando, giuro. E... Per andare nell'end, modifichiamo il comando di prima facendo una cosa di questo tipo. End portal. Ecco. Ora siamo nell'end. Ciao. Come va? Tutto bene? Dai, dai. Spero tutto bene. Anche a te, famiglia. Dai. Spacchiamo questi cristalli come un gigante perché, cioè, nel senso, è l'unica cosa bella che posso fare a quanto pare come gigante perché tutte le altre sono solo un inferno. Non arrivo neanche lì sopra. Invece sì che ci arrivo. E spacco tutto. Questo? Ma cosa vuoi che sia? Esploso. Questo? Ma cosa vuoi che sia? Esploso anche lui. E infine... E questo però è un problema perché devo fare davvero un pilarone enorme. E lo spacchiamo anche lui. È modo star, draghetto. E viece qua. E viece. Guarda che ti spacco. Sono talmente grosso che posso distruggerti solo guardandoti. Guarda. Zium. 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 E poi zium. No, in realtà, raga, vi giuro che questa speed è stata molto difficile. Ho citato più volte. Penso le abbiate viste le volte in cui ho citato. E chiedo scusa, ma io la considero comunque una vittoria. Perché vi posso assicurare che è davvero difficile fare tutto quello che ho fatto, soprattutto perché da piccolino è difficile, poi quando sei un pochettino più grande della media è anche comodo, quando sei gigante diventa tutto molto più impossibile e quell'Ender Dragon non ha voglia di schiattare a quanto pare. Pivello, si vuole per caso appoggiare lì, lui non sa che sta per morire in questo modo. Oh mio Dio, raga, fare one circle è strafacile questa cosa tra l'altro. Perché tipo lo piazzi da qua al letto e fai così. Lel! Ho vinto! Più o meno. Vabbè, ditemi voi se è una vittoria o una sconfitta. Io ho un po' dei dubbi su quello che potrebbe essere. E ora provo a entrare nel portale. Ve l'ho detto che essere grandi ha i propri svantaggi. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Io mi ammazzo nel vuoto, sì. Buon Natale a tutti! E felice anno nuovo. No, non crescete troppo, ve lo consiglio. Perché poi è un casino, guarda. Non ve lo consiglio.